Salve a tutti, bentrovati. Sono Cristiana Caria, insegnante spirituale, fondatrice e direttrice della International Nishishu School, per chi di voi non mi conoscesse, e sono qui stasera a parlarvi della luna nuova che avremo proprio il 25 di aprile nel segno della bilancia. Da molto tempo chi ha occasione di seguirmi avrà notato che parlo proprio di questo grande cambiamento che stiamo attraversando tutti e diciamo che siamo giunti un po' al dunque, a un grande passaggio. Voi sapete che io sono appassionata all'astrologia esoterica e numerologia esoterica. Quando parliamo della numerologia e dell'astrologia, parliamo sempre dell'aspetto esoterico, cioè andiamo a parlare di ciò che non è visibile agli occhi, perché l'astrologia e la numerologia tradizionale ci parlano di quello che è visibile, no? Di quello che accade, ma quello che a noi interessa è proprio vedere quello che si muove dietro le quinte e che sta creando un grandissimo cambiamento. Ed è dall'inizio dell'anno, del 2022, che vi parlo di questo grande passaggio in cui stiamo vivendo, no? Il 2022, ho ripetuto più volte, è l'anno che si chiama il seme dell'uomo divino e siamo arrivati un po' al picco dell'anno, cioè, e sto parlando dell'anno astrologico, perché quando l'anno parte, e l'anno astrologico parte col 21, con 2021 di marzo, cioè quando abbiamo l'equinozio di primavera, se noi guardiamo questo inizio, in realtà settembre, ottobre rappresentano proprio il punto massimo dell'anno, cioè il punto medio. E quando abbiamo il punto medio abbiamo una grandissima trasformazione di energia. Da pochi giorni è iniziato anche l'equinozio. Abbiamo avuto pochi giorni fa, il 23 per l'esattezza, alle 3:03 del mattino, ora italiana, abbiamo avuto l'equinozio di autunno, che ha dato inizio all'energia della bilancia, che è anche legata alla carta della giustizia, cioè al grande allineamento che viene chiesto tra dentro e fuori. E una delle frasi classiche della bilancia è proprio detta questa frase che è scegli, no? Il 2022, se noi lo sommiamo, è un anno 6. E il 6 nella numerologia è un anno di chiusura, no? Il 6 è un completamento, cioè qualcosa si sta chiudendo, qualcosa che in realtà è iniziato un po' di tempo fa, in realtà 6 anni fa, perché nella numerologia l'anno 1 è estremamente importante e nell'anno 1 inizia qualcosa che poi verrà, diciamo così, portata a termine nel corso del tempo. E questo anno 6, nella numerologia sacra, il 6 è il giorno in cui è nato l'essere umano, l'uomo divino, l'uomo, che però non è completo in se stesso perché ha bisogno di una connessione e di una fusione. Infatti, il settimo giorno viene lasciato perché l'uomo, diciamo così, si connetta con qualcosa di più grande, no? Il giorno in cui Dio si riposò, simbolicamente è il giorno che rappresenta lo spazio per l'essere umano di connettersi, di trovare una modalità per connettersi con qualcosa di più grande. Che cosa sta succedendo? Che questo anno 6 sta portando pian piano alla conclusione di qualcosa che ci porterà ad un allineamento nel 2023. Quindi nel 2023 avremo il 23, dal punto di vista della numerologia è molto importante perché ci parla di una, si chiama il 23 la chiave al sole, ma anche la chiave ha un'energia più alta dentro noi stessi, quindi c'è un nuovo inizio. E tutto questo anno abbiamo avuto, in realtà già a partire dal 2021, abbiamo avuto un qualcosa di molto interessante perché abbiamo avuto la quadratura, cioè la creazione, la formazione di un angolo di 90 gradi tra due pianeti importanti che sono stati Saturno e Urano. Saturno rappresenta il passato, la resistenza al cambiamento, le regole, la disciplina. Urano rappresenta il nuovo, la rivoluzione. Quindi ci sono state queste due energie che si sono, diciamo così, ben affrontate durante con più o meno forza nel corso di tutto il 2021-22, e adesso questa energia, diciamo, arriverà alla sua conclusione quando Saturno uscirà dall'acquario, cosa che farà nel marzo del 2023. Quindi stiamo arrivando a una fine, cioè siamo verso la fine. Saturno ormai sta lasciando
il campo sta cominciando a mollare, chiamiamola così, questa tensione con Urano, anche se sta ancora creandola, perché lo scopo è creare questa rottura, questo cambiamento, questa nuova apertura. Il giorno il 25 di settembre, che avremo proprio il giorno delle elezioni, il Sole e la Luna saranno a 2 gradi e 49 primi, e 49 primi nei simboli sabbiani chiama proprio il simbolo, l'alba di un nuovo giorno, che rivela che tutto è cambiato, un innovatore. Quindi sicuramente quello che sta accadendo, la direzione in cui stiamo andando, sta confermando questo passaggio che l'astrologia e anche la numerologia ci avevano già annunciato. Tra l'altro, chi avesse piacere, proprio a ottobre inizio proprio il corso di astrologia esoterica, chi ha piacere di cominciare a imparare a leggere quello che accade nel movimento delle stelle, ma anche che è quello che accade nelle proprie vite dietro le quinte, può scegliere di partecipare, perché è molto bello cominciare a capire, a capirsi, a muoversi, a imparare a lavorare con la grande vita. Sono giorni intensissimi, e proprio il 25, che ci parla proprio in numerologia, si chiama la nascita della consapevolezza, ci sta portando qualcosa di molto nuovo, no? Qualcosa di nuovo sta arrivando. Avevo parlato del mese di settembre, che nella cultura ebraica è il mese di Elul, è un mese in cui abbiamo avuto tanta introspezione, infatti abbiamo avuto la maggior parte dei pianeti retrogradi, cioè rispetto alla Terra i pianeti sembrano andare in direzione opposta, cosa che naturalmente non è così, è così dal punto di vista visivo, ma non è così dal punto di vista, diciamo così, reale, perché è dal punto di vista della Terra. Quando un pianeta va in direzione apparentemente retrograda, cioè andare indietro, non fa un po' come i gamberi, ci sta chiedendo tantissima introspezione. Abbiamo avuto veramente tanti pianeti, tuttora sono tantissimi. Se consideriamo anche tutti gli asteroidi e i pianeti, diciamo così, scoperti, perché il sistema solare non si ferma, Nettuno e Plutone, ma anche pianeti in più che sono stati scoperti dopo il 2000, abbiamo circa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 pianeti asteroidi retrogradi. Quindi vuol dire che c'è una fortissima energia di trasformazione, di introspezione. Ed Elul è proprio questo momento di introspezione, questo momento di andare dentro, fare una grandissima analisi interiore, che è poi dopo l'energia della Vergine con cui siamo stati fino al 23 di settembre, il giorno in cui abbiamo avuto l'equinozio, e quindi il passaggio all'energia della Bilancia. Col passaggio all'energia della Bilancia, questa è una cosa estremamente importante, siamo entrati anche sotto la supervisione di un altro arcangelo, che è molto importante, perché non so se sapete che le stagioni sono governate dagli arcangeli, e l'arcangelo che governa l'autunno è l'arcangelo Michele, di cui abbiamo la festa, la celebrazione dell'apparizione, tra l'altro il 29 di settembre. Quindi anche chi amasse utilizzare e lavorare con questa energia, soprattutto in questo tempo, può utilizzare l'arcangeloi o l'air conditioner, che è questo spray che utilizza Orosoma, ha creato il sistema Orosoma proprio per portare queste energie nella propria vita. Tra l'altro, non so se sapete che l'arcangelo Michele, quando è apparso a Monte Sant'Angelo in Puglia, disse proprio che ogni sua immagine fuori dalla casa o all'interno della casa avrebbe protetto la casa stessa. In Puglia è apparso 4 volte, cioè ha avuto, diciamo così, la sua presenza ben sentita. Siamo sotto l'egida dell'arcangelo Michele, e l'arcangelo Michele che cosa sta spingendo in accordo con l'energia della Bilancia? Sta spingendo la scelta, perché abbiamo fatto un'analisi interiore, sta spingendo la scelta, ma non una scelta tra scegli, questo è giusto e questo è sbagliato, che è un po' l'energia di frequenza più bassa della Bilancia, diciamo legata più alla coscienza di massa, no? Ma l'energia in cui nasce
che nasce da un profondo ascolto interiore. Infatti la bilancia non è l'estetica di ciò che è più bello e più brutto, che invece è quello che si tende a pensare, no? Perché la bilancia è un po' anche il segno dell'artista, ama la bellezza, l'estetica della perfezione esteriore legata a Venere. Ma il vero, gli altri due governatori della bilancia poco conosciuti sono Saturno e Urano. E Urano crea questa rivoluzione in cui ti allinei con quello che tu senti veramente di essere, quindi il coraggio di esprimere fondamentalmente, profondamente noi stessi. Quindi non è uno scegli, come invece viene, diciamo così, evidenziato, ma una profonda contemplazione, un profondo ascolto interiore e un'energia di trasformazione, di ascolto, di allineamento, una, diciamo così, di quello che sentiamo essere vero per noi. Non più nel mentale, di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ma nel sentire, perché una delle cose che la bilancia deve fare è ascoltare, trovare, contattare l'energia del proprio cuore, l'energia del proprio sentire. Quindi ferma la mente, che è proprio l'energia del 25, e ricevi, lasciati guidare da quello a cui ti senti chiamato, no? Quindi tutti questi pianeti ci hanno portato interiormente perché devono aiutarci a focalizzare non su quello che è fuori, infatti abbiamo avuto tanta confusione, no? Cosa scegliamo, dove andiamo, ma la confusione esteriore è fatta apposta perché ci viene chiesto di andare dentro di noi. Questo è stato anche il senso del lavoro col labirinto, il senso del lavoro dell'andare dentro di sé, perché dobbiamo contattare la nostra saggezza, la nostra intuizione, la nostra conoscenza profonda, trovare quello che è vero per noi. Se noi prendiamo il 25, che fa 7, il giorno della luna, col 9 del mese, appare come un 79, che nella numerologia è la fine o l'inizio. Quindi quello che sta per accadere è vero, può essere visto come una fine, ma in realtà è un nuovo inizio. È un 79 e un 16 che ci dice la vecchia struttura, la nostra vecchia modalità sta cambiando. Pensate anche al fatto che noi stiamo andando a votare con un sistema totalmente nuovo, un'energia totalmente nuova, no? Quindi perché sta arrivando qualcosa di totalmente diverso. E la somma totale della data di questa del 25 sarà 40, 13, 4. E 40 si chiama morte e rinascita. La morte di tutto quello che è artificiale, di tutto quello che non è vero. E il 13, che nella numerologia esoterica è legato, si chiama anche la farfalla, è associato alla carta dei tarocchi della morte. I tarocchi esoterici hanno un significato diverso rispetto ai tarocchi tradizionali, perché ci invitano ad ascoltare il 13, la voce dell'anima, cioè vai all'essenza, distruggi tutto quello che non è essenziale e ascolta questa nuova voce che è dentro di te, che ti chiede di andare in una direzione diversa rispetto al passato. E quindi questo 13 è anche considerato il terzo stadio degli insegnamenti di Delfici, cioè noi sappiamo che gli insegnamenti dell'oracolo di Delfi è uomo, conosci te stesso. Infatti poi la prossima settimana, l'1 e il 2 di ottobre, insegnerò proprio questo corso, che chi avesse piacere di essere, uomo conosci te stesso, uomo conosci il mondo, ma uomo, il terzo stadio, uomo conosce gli dèi, cioè cominciare a renderci conto che noi siamo alla merce di qualcosa di molto più grande, che è l'energia dell'universo, siamo parte di un grande processo trasformativo. E il 40 è, nelle lettere ebraiche, è la lettera Mem, che ci chiede, ci ha importato una grande solitudine, ma ricordatevi perché in un certo senso dovevamo ricontattare la sorgente dentro di noi, non la sorgente esterna. Quindi questo 25 ci chiama proprio a ascoltare questo 5, questa mente di Dio che entra nel 2, nel nostro sentire, e ci porta verso il nuovo. Più noi siamo orgogliosi, cioè più noi ci aggrappiamo alla nostra parte intellettuale, alla nostra mente, più avremo il rischio della caduta, cioè la caduta deve cadere la nostra
presunzione, la nostra idea mentale di sapere come vanno le cose, ma di affidarci invece a una grande chiave, che è la chiave della nostra spontaneità. Questa luna cade a 2 gradi e 49, 49 nella numerologia, che è il numero dietro, no? Il numero dietro è il partorire della nostra anima, il fidarci della nostra anima. Quindi questo 2 è... affronta il tuo profondo sentire, la sacerdotessa nei tarocchi esoterici, vai oltre e fidati di quello che senti e permetti questo cambiamento che senti, di cui senti il bisogno dentro di te. Nel tema della luna del giorno ci sono diversi 13, ci sono tantissimi 8, Ecate che è la dea dei crocevia a 8 gradi, Palla di Atena è a 8 gradi, Plutone a 26 che però è un 8, Marte a 18 gradi, Makemake è a 8 gradi, anche lui, Omea è a 28, cioè ci sono tantissimi 8, che 8 è la distruzione del vecchio e il nuovo inizio. Ci viene proprio chiesto di pulire l'aria, di pulire la vita, e dopo che tutto abbiamo sentito che tutto è perso, perché abbiamo tutti la sensazione un po' che non abbiamo più speranza, invece di ricordarci che c'è un fuoco dentro di noi, quando tutto è perso dobbiamo ascoltare non la nostra mente, la nostra voce interiore. Quindi questo grande passaggio, c'è un grande passaggio, no? Molto stretto, che ci può portare verso, se noi seguiamo il nostro cuore, la nostra energia, andare oltre quello che è stato sino adesso. E c'è la possibilità dell'emergere di nuove possibilità, nuove potenzialità, se noi non ascoltiamo l'intelletto, ma iniziamo ad ascoltare la nostra parte più spontanea. Quindi c'è questa grande polarizzazione di energia, lo vediamo anche in quello che accade intorno a noi, della divisione, ma noi dobbiamo stare per quello che sentiamo vero per noi. Lilith si trova a 18 gradi, cancro, che è legato a un simbolo sabiano, che è un sacerdote, svolge una cerimonia di matrimonio. Quindi cosa vuol dire? Che questo giudizio, la bilancia rappresenta il giudizio, no? È legato alla legge, al giudizio, all'equilibrio. Michele, l'arcangelo Michele, tiene la spada, tiene la bilancia in mano, scusate. È un giudizio che non è fatto sull'estetica, ma è fatto su chi sono io. Giove è opposto al sole e alla luna. Ricordatevi che Giove non è mai negativo, anche quando si trova in espansione, il sole e la luna sono in bilancio, Giove è a 3 gradi, proprio opposto, direttamente opposto al sole e alla luna, in Ariete. E Giove espande, sta cercando di espandere la nostra visione delle cose, perché ci sta, ed è il simbolo proprio anche della giustizia, perché Giove vuole connettere la nostra mente, che è l'Ariete, col nostro cuore, di cui la bilancia è la ricerca, espanderci in una nuova direzione. Quindi l'aria comincia ad essere pulita, cominceremo ad avere sempre più chiaro nelle prossime settimane, poi la luna nuova è proprio il seme di qualcosa di nuovo, sempre più chiaro la chiarezza, la nuova direzione che sta emergendo, che comincerà a espandersi con grande forza poi con la fine dell'anno. Quindi è un passaggio non solo anche, diciamo così, politico, non solo europeo, ma è proprio mondiale. Sta accadendo qualcosa di molto importante e la chiave è l'ascolto interiore. Urano, che è opposto, è quadrato, cioè forma questo angolo, Urano è a 18 gradi in Toro, Saturno è a 19 gradi in Acquario, quindi sono proprio esattamente opposti al grado, si stanno confrontando, ci stanno dicendo c'è un grande conflitto in atto, ma ricordati, proprio il simbolo sabiano è ricordati che ci sarà una benedizione alla fine di questo conflitto. Quindi tutto quello che si sta mettendo in movimento, anche se apparentemente sfidante e difficile, vediamo anche quello che sta accadendo su altri livelli, con altre situazioni a livello mondiale, in realtà sta portando a un cambiamento, ad una trasformazione, e dobbiamo fidarci assolutamente di questo. Per cui dobbiamo ascoltare, se scegliamo una cosa che ci porta tensione,
dobbiamo ricordarci che ci sta agganciando. Se una cosa e sentiamo ci fa stare bene, vuol dire che siamo liberi. E quindi il nostro sentire 25 diventa la chiave di questo grande, grandissimo passaggio. L'aria comincia a pulirsi, tutto comincia a diventare, e ricordatevi che l'autunno simbolicamente rappresenta la caduta delle foglie, la fine, no? Di qualcosa è l'inizio di qualcos'altro di assolutamente nuovo. Chi vuole supportare questo processo può proprio farlo utilizzando, per esempio, chi ama il sistema Orosoma, l'Arcangelo Oi o l'Air Conditioner dell'Arcangelo Michele, e spruzzarlo su se stesso o l'ambiente in cui di solito sta. Per esempio, io sono molto spesso qui o sono molto spesso in ufficio, quindi quell'energia mi aiuta proprio a creare questo passaggio, perché Michele ci libera di ciò che ci tiene legati a ciò che ci fa, alle nostre paure, alle nostre sofferenze, al nostro desiderio di controllo, ma che ci arreca sofferenza, per invece portarci verso la strada che è quella nostra, verso cui siamo destinati ad essere. Bene, vi auguro al meglio di passare una bellissima luna. La luna vale fino a 4 giorni dopo, quindi vedremo nelle giornate a venire che cosa accadrà. Non abbiate paura delle tensioni, rimanete centrati su quello che sentite vero per voi, perché ricordatevi, la chiave di questa luna è spontaneità, cioè ciò che emerge naturalmente dal vostro cuore, è la parte estremamente importante. Ascoltiamoci, non scegliamo con la mente, scegliamo col nostro sentire, con quello da cui siamo chiamati. Per qualunque cosa potete andare a vedere sul nostro sito. Buona luna, buona aria pulita, perché proprio è un'aria che verrà pulita, tra virgolette, con l'incenso, proprio una purificazione, una benedizione proprio da alti livelli.